L'imperativo è cancellare i due KO consecutivi e rilanciarsi. La mission che si prefigge il Pescara. Agli archivi la peggiore prestazione stagionale. A Carrara test senza dubbio significativo. A tutta l'area di un primo snodo. Non deciderà nulla. Non siamo ancora ad un terzo del cammino, ma dovrà dare delle risposte importanti. In conferenza Zeman conferma le nostre analisi su ciò che in questo momento non funziona, ovvero mancanza di ritmo e di movimento senza palla. Noi ultime quattro partite abbiamo giocato sotto ritmo, anche domenica abbiamo giocato più di 700 palloni, che non è normale per una squadra che deve giocare calcio veloce, propositivo e aggressivo. E quindi giocando da fermi è difficile che si può fare in più non solo fase offensiva ma anche fase difensiva. Non ci saranno grandi cambiamenti, si è pensato a qualche avvicendamento, ma Pellacani non è ancora al top della condizione. Su Di Pasquale invece Zeman è piuttosto tranciante. Non è quello che conoscevo io a Foggia. A Foggia era giocatore importante, ha fatto bene. Ora anche in allenamento non mi convince. Non c'è attenzione giusta in allenamento. Poi dici, ma le partite sono altre cose. Però se non fa vedere che è concentrato in allenamento, è difficile che lo trovi in partita. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari e tre pali in difesa, Pierno, Brosco, Mesic e forse Milani in luogo di Moruzzi. In mediana Alex Tuniov è squizzato, sarà verosimilmente affiancato a Loi, che in questo caso tornerebbe titolare dopo tre panchine di fila. Davanti stesso tridente schierato con la Recanatese, Merola, Tommasini, Cangiano. Carrarese Pescara è una sfida tra due squadre oggi in difficoltà, stesso bottino di punti, appena 4 nelle ultime 5 partite. Allo stadio dei Marmi di Alessandro Dal Canto è imbattuto, 4 vittorie e un pareggio, 1-1 lo scorso 26 ottobre contro il Pineto, unica squadra capace di infilare la porta di Bleve in terra toscana. Anche lo scorso anno la Carrarese ha costruito le sue fortune tra le mura amiche, conquistando ben 41 punti in 19 gare. In totale, se consideriamo 5 incontri dell'attuale stagione, sono 54 punti in 24 partite, media considerevole, 2,25. Indisponibile lo squalificato Coppolaro, gli infortunati Capezzi e l'ex Giannetti. Sistema di gioco 3-4-2-1, in fase di non possesso 3-5-2 con Belloni che si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Probabile 11, Bleve tre pali, in difesa l'ex Ijanes, Di Gennaro e Imperiale. Sulle fasce Grassini e Cicconi, a metà campo Della Latta, Schiavi e Belloni, in attacco Morosini e Capello. Curiosità, Dal Canto ha bagnato il suo debutto da tecnico la guida del Padova proprio contro il Pescara, 19 marzo 2011, 0-2 all'Adriatico, doppietta di Matteo Ardemagni. Finora due incroci tra Dal Canto e Zeman, entrambi in Serie B, 12 novembre 2011, Pescara-Padova 1-1. Nelle immagini assist di Gessa e gol di Insigne, pari Patavino al 92esimo di Trevor Trevisan. 20 aprile 2012 a Padova, tutto in 90 minuti, gol, spettacolo, emozioni. Qualcuno ebbe a dire: così si gioca solo in paradiso. Il modo migliore per onorare l'improvvisa prematura scomparsa di Pier Mario Morosini e Franco Mancini. Dominio assoluto, spreco esagerato nel primo tempo che tuttavia fa da preludio al grande raccolto della ripresa. Doppiette per Immobile e Insigne, a referto anche Nielsen e Cascione. 6-0, un successo fragoroso, debordante, il primo dei 7 consecutivi che certificano il primo posto e una promozione in Serie A da sogno.